Charles Manson e la sua cosiddetta famiglia sono diventati i più famigerati assassini del XX secolo. Le vittime morivano in modi terribili. Hanno commesso crimini brutali e apparentemente insensati, che hanno decretato la fine del sogno hippie degli anni 60. Erano uccisioni violente, anzi orribili. La gente veniva pugnalata mentre supplicava di risparmiarla. Ma che cosa ha reso Manson un essere simile? Era molto potente, diceva saltate e saltavano. Come ha fatto a plagiare così tanti giovani? Charlie diceva di incarnare Gesù e il demonio in una persona. Manson e i suoi seguaci sono nati per uccidere. Era il 9 agosto del 69, ero un agente, lavoravo nella divisione West di Los Angeles. Mi hanno chiamato verso le 9 del mattino. Un uomo era stato ritrovato sulla Cielo Drive. Non mi sarei mai aspettato uno scenario del genere. In una scena che per gli investigatori rievoca quella di un rito religioso, 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, sono state trovate morte in casa dell'attrice e del marito, il regista Roman Polanski. La Tate era incinta all'ottavo mese. Sono stato il primo sulla scena. Quando sono entrato, erano tutti morti. Sulla porta d'ingresso c'era scritta la parola «porco» con il sangue. Era raccapricciante. Il caso viene assegnato al sergente Mike McGann. Arrivato sulla scena, ho visto dei cavi tagliati su un grosso cancello. Entrato nel vialetto, ho visto una macchina parcheggiata. Dentro c'era Stephen Parent. Il 18enne Stephen Parent stava andando via dopo una visita al custode della proprietà. Sono entrato e ho trovato Sharon Tate e Jay Sebring. Sharon Tate, 26 anni, era in affitto in quella casa Bel Air. E Jay Sebring, parrucchiere delle star, era andato a trovare l'attrice, incinta di 8 mesi. Sharon era stata pugnalata, i corpi erano legati insieme e pendevano da una trave della casa. Proseguendo fino alla porta sul retro, ho trovato Abigail Folger. La 25enne ereditiera di un'industria di caffè, Abigail Folger, era ospite dei coniugi Polanski. Abigail aveva ricevuto molte coltellate. Ormai era morta, in una pozza di sangue. C'era anche Wojciech Frykowski. Compagno della Folger e amico di Polanski, Frykowski veniva dalla Polonia. Wojciech era stato anche colpito con una pistola. Era una scena terribile. Ho lavorato nella omicidi per molto tempo e ne ho viste di scene, ma nessuna brutta come quella. Polanski in quel periodo si trovava in Europa. Si è precipitato a casa quando ha saputo che sua moglie incinta era stata assassinata e ha tenuto una delle conferenze stampa più toccanti a cui io abbia mai assistito. Era un uomo devastato. La casa adesso è aperta. È piena di sangue. Dappertutto. Culle. Tutine. È tutto. Il marito poteva essere un sospettato. Volevamo parlare con Roman e si è sottoposto alla macchina della verità il giorno seguente, in laboratorio. C'ero io con l'esaminatore del poligrafo. Polanski ha superato il test senza dubbi. Non era coinvolto nell'omicidio. Non si sapeva chi fosse stato, nemmeno un sospetto. E Hollywood ha perso la testa.
Tutti compravano cani da guardia e armi da fuoco. Los Angeles era nel panico. Tutte le star assumevano guardie del corpo e poliziotti. Temevano che chiunque potesse entrare in casa. A Hollywood c'era il panico più totale. La notte successiva, il massacro continua. L'uomo d'affari Lino LaBianca e sua moglie Rosemary vengono accoltellati in casa propria e compaiono nuovi messaggi scritti col sangue. Dopo l'omicidio dei LaBianca del giorno seguente, le cose si sono messe male. A Los Angeles regnavano la paura e la paranoia, soprattutto nel mondo del cinema. Perché? Non solo gli omicidi erano molto efferati, con un totale di 169 coltellate, ma sembravano casuali. Nonostante l'imponente operazione della polizia, gli investigatori non riescono a identificare un colpevole. Facevamo il possibile. Abbiamo impiegato chiunque potesse lavorare al caso, facendo di tutto e seguendo ogni pista a disposizione. 3 mesi dopo gli omicidi, ai detective giunge voce che una ragazza californiana in prigione ha rilasciato una confessione, raccontando una storia assurda e a tratti incredibile. Era una storia pazzesca, allucinante. Susan era la persona più gentile del mondo. Chiunque le parlasse si rendeva conto che non poteva essere vero. Lei era una ragazza tranquilla. La 21enne Susan Atkins riferisce alle sue compagne di cella che lei e i suoi amici sono i responsabili di quegli orrendi delitti. Se fossero stati assassini abituali o rapinatori, ladri, stupratori, non sarebbe stato sconvolgente, ma la loro provenienza sociale era diversa. Quasi tutti appartenevano a famiglie borghesi insospettabili. Leslie Van Houten era una reginetta della scuola Tex Watson, era un atleta eccellente. Patricia Creuninkle cantava nel coro della chiesa, voleva farsi suora. Le famiglie di questi tipici bravi ragazzi americani stentano a riconoscere i loro figli. Era come una sconosciuta per me. Manovrati da un improbabile ma potentissimo burattinaio. Questo Charles Manson era un guru davvero diabolico, molto carismatico e intelligente. Charles Manson, un ex galeotto di 35 anni, pretende una devozione totale dai suoi discepoli hippie, che sono pronti a uccidere ad ogni suo comando. Era molto potente, diceva saltate e saltavano. Charles Manson diventa sinonimo di malvagità. Ma chi è questo piccolo guru? E come riesce a convincere i suoi discepoli a commettere dei sanguinosi delitti? Agosto 1969. In 2 notti, Sharon Tate e altre 6 persone vengono massacrate in uno dei delitti più efferati del secolo. Gli assassini sono giovani figli dei fiori di buona famiglia, che agiscono per conto di una guida spirituale, il 35enne ex detenuto Charles Manson. Ma chi è questo potente guru? Manson era figlio illegittimo e non desiderato di una giovane prostituta. È stato ripudiato alla nascita e cresciuto dai parenti. È cresciuto in una situazione molto dura. Secondo alcune voci, la madre di Manson avrebbe provato a vendere il bambino a una cameriera senza figli, chiedendo in cambio un boccale di birra. Fin da piccolo ha sempre fatto di testa sua ed è stato coinvolto in attività criminali e illegali. Quando cresci per strada, soprattutto se sei basso ed esile come Manson, devi essere in grado di imparare come leggere le persone e in fretta per determinare su chi puoi prevalere. E Manson in questo era eccellente. Dalla metà degli anni 40 in poi, una valanga di furti e rapine a mano armata vedono il giovane Manson passare da un istituto all'altro, dove sarebbe stato anche abusato sessualmente. Ciò che emerge guardando la diagnosi psicoanalitica e i rapporti della libertà vigilata di Charles Manson è che c'era del potenziale.
Ma è successo qualcosa nella sua infanzia che l'ha sempre perseguitato, qualcosa di molto funesto. Negli anni 50, nei suoi rari periodi di libertà, Manson amplia il suo repertorio criminale, facendo anche il protettore di giovani donne in una casa di Hollywood. Un protettore deve essere in grado di irretire, minacciare, estorcere, gestire la vita delle sue prostitute, concederle, venderle, eccetera. Sono tutte qualità che sono tornate utili a Manson nella sua carriera criminale successiva. Imprigionato nuovamente nel 1960, mentre sconta una lunga condanna, Manson inizia a studiare nuove strategie. Quando era a Terminal Island, c'era un adepto di Scientology. Manson si è fatto trascinare e ha fatto 150 ore di auditing, che è il termine usato da Scientology per la terapia, e ha iniziato a scrivere canzoni. La sua idea era rivoluzionaria per l'epoca. Ha iniziato a pervadere le canzoni con la filosofia che apprendeva da Scientology e con le osservazioni sulla natura umana. Credo che, a quel punto, Manson abbia smesso di essere un piccolo delinquente per diventare se stesso. Il suo compagno di cella, Phil Kaufman, conosce Manson all'inizio del 1967. Sono stato arrestato perché importavo, insomma, contrabbandavo erba dal Messico. Dall'Arizona mi hanno mandato a Terminal Island in California. Il primo giorno in cortile c'era un tizio che suonava la chitarra e cantava. All'epoca ricordava molto Frankie Lane. Look at your game, girl. Mi è sembrato bravo. Una guardia è andata da Charles e gli ha detto: Manson, non puoi suonare la chitarra qui. C'è uno spazio apposito per farlo. Non uscirai mai da qui, Manson. E Charlie, fuori da dove? E ha continuato a suonare la chitarra. Il Manson che la gente ha iniziato a conoscere era una persona confinata, a cui veniva detto che cosa fare e che si sentiva molto più a suo agio in posti ristretti o isolati. Un individuo come Manson, che non teme alcun tipo di punizione, è una persona veramente pericolosa. Se qualcuno ti frusta e a te piace... Cosa sta facendo? Si prende in giro da solo. Il paradiso è proprio qui, Jack. Charles Manson entra in prigione nel 1960. Sette anni dopo, quando esce, il mondo è un posto completamente diverso. Erano appena finiti gli anni 50. I giovani erano quasi tenuti al guinzaglio. Poi, all'improvviso, è fiorita questa fantastica sottocultura della libertà. Il 32enne chitarrista, ex detenuto, si dirige verso l'occhio del ciclone. C'erano migliaia di giovani in giro per le strade. Era nata la psichedelia. Il dottor David Smith istituisce una clinica gratuita famosa nel quartiere. Il 67 è stato un anno pazzesco. Le strade erano affollate. La gente prendeva LSD e ballava e suonava ovunque. Veniva distribuito cibo gratis. Eravamo testimoni di una follia totale. Abbiamo studiato migliaia di ragazzi nella nostra clinica. Il 98% assumeva LSD. Charlie aveva capito che in quel periodo, se qualcuno andava in giro e parlava come un guru, specie a San Francisco, poteva radunare un gruppo di seguaci in un attimo. Ti insegnano che non puoi, ti insegnano le loro parole. Butta via tutto e non pensare a ciò che è giusto o sbagliato, ma alla verità. Tra i ragazzi stregati da Manson ci sono la bibliotecaria Mary Brunner, l'adolescente frustrata Lynette Fromm
e la 19enne vagabonda Susan Atkins. La vita di Susan era stata dura. Oltre alla separazione dei genitori, aveva sofferto per la morte della madre causata dal cancro. E, giunta la pubertà, era incontrollabile per la sua famiglia, a tal punto che, come molti altri giovani, era scappata a San Francisco, dove lavorava come cameriera e come ballerina nei night. Aveva conosciuto Charles agli inizi della storia della famiglia e lui rappresentava una figura paterna, dinamica, che si è ripetuta con le altre ragazze. Nel 1967 al gruppo si unisce anche la ventenne Patricia Krenwinkel, soprannominata da Manson Katie. Aveva avuto un'infanzia difficile. Soffriva per un evidente eccesso di peluria. Chiunque abbia attraversato l'adolescenza può immaginare le conseguenze. Sua sorella era una tossicodipendente che dominava sulla famiglia. Patricia veniva trascurata. Patricia ha raccontato l'incontro con Charlie. Erano entrambi in spiaggia. Lui l'aveva portata a casa, l'aveva fatta spogliare davanti a uno specchio e le aveva detto: «Non è la cosa più bella che tu abbia mai visto?» Cease to exist. Just come and say you love me. E ecco fatto, conquistata. Era tutta sua. Come on, you can't be. Come accade in molte comuni degli anni 60, Manson e le ragazze prendono un vecchio scuolabus e vagano per la California. Uscito di prigione, Kaufman si unisce al gruppo nel Topanga Canyon. Era incredibile. Era tutto sesso, droga e rock and roll. Sul serio. Si faceva sesso a comando. Prendi uno appena uscito di prigione, ragazze carine che vogliono farlo, e il gioco è fatto. La musica era il segreto. Lui rimediava sempre nuove ragazze. Era bravo. Si sedevano tutte insieme e poi suonavano i loro strumenti e funzionava. Era così, in questo modo che le agganciava. Kaufman presenta Manson a vari produttori discografici, tra cui Terry Melcher, figlio di Doris Day. Manson spera di ottenere un contratto e di far conoscere a tutti le sue canzoni. Molta gente non aveva mai sentito quel tipo di musica. Manson all'epoca non era un esperto dell'industria musicale e dei media. Se gli dicevano: «È notevole, ci piace, ci faremo sentire», lui ci credeva davvero. Avevano i pantaloni scampanati e i capelli lunghi, ma erano uomini d'affari, mentre Charlie e la sua banda erano hippie che volevano fare musica da hippie. Ed è stato un disastro. Le registrazioni erano pessime, ma lui ha sempre avuto un comportamento professionale. Da bambino, Manson è stato rifiutato dalla madre. Ora a respingerlo è l'industria musicale. Ho intuito che c'era una tempesta in arrivo. 1967. Dopo aver trascorso oltre metà della vita in carcere, il 32enne Charles Manson viene rilasciato in un mondo completamente nuovo. Dopo aver radunato alcuni seguaci a San Francisco, Manson e il suo gruppo vagano per la California, raccogliendo nuove reclute. A Los Angeles, la 16enne Barbara Hoyt è una delle tante ragazze attratte da loro. Era come un padre per tutti noi. Lo ammiravo. Era molto carismatico. Tutti mi davano molte attenzioni, erano tutti gentili. Mi sentivo accettata. Per me, questo è stato un forte fattore di attrazione verso il culto. E anche per gli altri. Dopo qualche settimana, Barbara si trasferisce con la nuova famiglia fuori Los Angeles, in un set cinematografico abbandonato,
che diverrà tristemente famoso. Accidenti. È una brutta sensazione. Questo posto ha visto tanta malvagità. Ma è un posto carino. Cielo. Sento l'odore di allora, degli alberi. Ricordo dov'era il ranch, di fronte a me. Laggiù c'era il bestiame, dietro il fienile. Poi di fronte c'era il set. Mi sembra davvero surreale. Come se fosse un vecchio sogno e non la realtà. Barbara Hoyt vive con ragazzi e ragazze che dopo pochi mesi diventeranno degli assassini. Tra loro il 23enne Charles Tex Watson e la 20enne Leslie Van Houten. Leslie Van Houten era di Monrovia e, a detta di tutti, era davvero la tipica brava ragazza. Era la reginetta del liceo di Monrovia. Veniva da una famiglia un tempo ricca, poi andata in rovina. Si era rifugiata nelle droghe ed aveva avuto una relazione finita con una gravidanza e un aborto. Come gran parte delle donne di Manson, era persa, spaesata. Tex viveva giorno per giorno. Non ha mai contestato la leadership di Charlie. Ha sempre eseguito i suoi ordini. Veniva da una famiglia solida, ma è successo qualcosa. Credo per via della droga. Ha abbandonato la prospettiva di una vita di successo ed è finito su una strada diversa. Tex era attratto dal sesso e dalla libertà nelle relazioni, partendo da quelle eterosessuali fino alle orge di gruppo. Nel gruppo spicca la presenza della giovane Susan Atkins, ribattezzata da Charles Manson Sadie. La prima volta che ho incontrato Sadie ero seduta per terra e c'era gente intorno a me. Si è accovacciata accanto a me e ha scorreggiato. E io, wow! Amava scioccare la gente. Pensavo, lei sì che è forte, wow. Fa quello che vuole. Al ranch, questo spirito libero è uno stato mentale a cui il gruppo aspira. La loro filosofia diceva che impariamo solo cose sbagliate e che bisogna fare tabula rasa e tornare come i bambini, ma con il senno di poi possiamo impiantare idee e filosofie tutte nostre. Qualsiasi tua convinzione era spazzatura. Dovevi smettere di credere alle cose che ti erano state insegnate, che avevi appreso a scuola, fino al punto in cui non avresti più avuto opinioni basate sulla formazione o valori trasmessi, di solito da genitori e parenti. Ogni azione sarebbe stata una scelta. La gente metteva da parte il proprio ego. Quando la gente si converte a una nuova filosofia politica, a una nuova religione o stile di vita, non è perché qualche santone, qualche grande predicatore o qualche malvagia figura come quella di Manson hanno un carisma così forte, un'eloquenza così grande da convertire tutti all'istante. È un processo interattivo. Vedevano in lui una figura paterna, un guru che avevano creato da soli. Manson aveva bisogno di seguaci che lo ascoltassero,
Così entrambi hanno ottenuto ciò che volevano dall'altro. Ma non proprio tutti trovano così irresistibili Charles Manson e la sua filosofia. Charles e io siamo andati a San Francisco, solo noi due. All'epoca la filosofia degli hippie era «fa ciò che vuoi, non farti imporre niente». Lo dicevo a Charlie e lui «no, non puoi fare quello che vuoi». E io «sì, amico». Ero un po' incosciente all'epoca. Allora lui ha capito che non poteva controllarmi. Una volta tornati ho detto «Charlie, devo andare». E lui «ci stai ancora pensando?» E io «sì, ci sto pensando». Il senso di onnipotenza di Charles Manson cresce. Nel 1968 lo studio medico del dottor David Smith studia il gruppo allo Spahn Ranch. Pensavo che fosse un visionario al limite della psicosi. Si riferiva a se stesso come Dio. Apriva le braccia, poi piegava la testa da un lato e noi capivamo. Charlie diceva di incarnare Gesù e il demonio in una persona. Tutti lo erano, ma lui lo era di più. Una volta ha detto: «Mi hanno ucciso su una croce 2000 anni fa e non è servito a niente». Nell'estate del 1969, Manson impersona Dio, al livello più estremo. In un ranch isolato fra i monti sopra Los Angeles, circondato dai suoi leali discepoli, Manson, l'uomo che ha trascorso oltre metà della sua vita in prigione, inizia a cantare una canzone che predica la fine del mondo. Helter Skelter. Mi ha spiegato tutto sull'Helter Skelter, ossia una filosofia razzista. Mi ha detto: «Dio vorrebbe tutti i fiori dello stesso colore?» Sembrava quasi una cosa carina. Helter Skelter era una canzone dei Beatles, ma quelle parole, per Manson e per i cosiddetti seguaci della famiglia a cui lui predicava, indicavano una guerra razziale. C'era stata la rivolta di Watts, quindi, a mio avviso, stava dicendo una cosa ovvia. Quando veniva pronunciata la parola neri, lui si arrabbiava, perché in prigione aveva visto cosa accadeva davvero tra bianchi e neri. Per lui i neri avrebbero vinto la guerra, ma essendo abituati a obbedire ai bianchi, non avrebbero saputo gestire il potere e avrebbero ceduto il comando ai bianchi sopravvissuti, cioè Manson e la sua famiglia. Diceva: «Emergeremo dall'inferno e dirigeremo il mondo». Charlie voleva avere le sue 12 tribù di Israele nel deserto della California e progettava un mondo nuovo. Era un disegno davvero grandioso. Se Manson credeva davvero nell'arrivo dell'Apocalisse come predicava? No, per niente. Io mi stupirei se ci avesse creduto. Era una recita, una messa in scena ideata da Manson. Non era di certo pazzo. Era un manipolatore con disturbo narcisistico di personalità. Non era assolutamente malato di mente, né lo erano i suoi seguaci. La fine del mondo attirava molto. Molte religioni la predicano. A metà dell'anno, l'atmosfera nel ranch cambia notevolmente. La tensione era tangibile. L'Helter Skelter ormai era imminente. Il mondo di Manson comincia a sgretolarsi. All'insaputa di Barbara Hoyt, durante una consegna di droga finita male, Charles spara a uno spacciatore, convinto che fosse un membro del gruppo delle Pantere Nere. Abbiamo iniziato a notare guardie nascoste nei pagliai e un po' dappertutto. Avevamo telefoni da campo militari disposti di fronte in fondo al ranch. Le Pantere Nere erano in arrivo. Charlie ormai era nel panico, era molto agitato e spaventato. Intanto, gli agenti della contea di Los Angeles iniziano a notare lo strano gruppo. Abbiamo tentato
di infiltrare degli agenti sotto copertura col pretesto di comprare della droga, visto che spacciavano molto altro. Non abbiamo mai avuto un briciolo di successo, perché non accettavano gli sconosciuti. Siamo saliti sulla collina con Charlie a guardare la polizia che ci osservava. Ci stavamo guardando l'un l'altro. Era comico. Direi buffo. Alla fine abbiamo arrestato Charlie e un paio delle ragazze. Lo abbiamo portato al comando di Malibu per schedarlo. Mentre lo interrogavamo, ci è stato segnalato dal personale all'ingresso che qualcuno voleva pagargli la cauzione. Ho chiesto chi fosse e mi hanno detto un nome. Gary Hinman. Non ci diceva nulla. Ho riferito il nome a Charlie. Era in fibrillazione. Il detective Salerno non sa che Gary Hinman sarà presto la prima vittima della famiglia Manson. Nel luglio 1969, Manson e i suoi seguaci tentano di estorcere denaro e proprietà a Hinman, che si rifiuta di cooperare. Il collaboratore della famiglia Manson, Bobby Bosoleil, entra dunque in azione. Quando Hinman ha detto «Siete fuori di testa, non vi darò nulla», lo hanno ucciso. Lo hanno pugnalato e poi soffocato con un cuscino. Per far ricadere i sospetti dell'omicidio sul gruppo politico delle Pantere Nere, gli slogan sono stati dipinti sul muro con il sangue, con l'orma di una pantera. L'omicidio attira poca attenzione, ma dopo meno di un mese la famiglia commetterà un crimine che costringerà tutto il mondo a prestare attenzione. Per me, il movente dell'omicidio è legato a una serie di eventi che hanno intaccato il dominio di Manson. Non c'era alcun contratto discografico. La gente abbandonava la famiglia e metteva in discussione che Manson rappresentasse davvero il messia che si autodefiniva. Comparivano le prime crepe e l'ultima cartuccia da sparare era l'Helter Skelter. 8 agosto 1969. Manson avvia una serie di crimini che spera vengano attribuiti alla comunità nera. Ricordo la notte in cui Charlie ha chiamato Tex. Li vedevo parlare, era come se intorno a loro ci fosse stata una grossa nuvola nera. Era buio. Mi ha detto di portare le ragazze più giovani in un posto, il Wiki Up. Mi ha ordinato di farlo, non me l'ha chiesto, era un ordine. Ero quasi a un chilometro da qui, c'era una casa da quelle parti. Sadie mi ha chiamato dal telefono da campo dicendomi di portare 3 abiti scuri davanti al ranch. Sono arrivata e Charlie si è arrabbiato, chiedendomi cosa ci facessi lì mentre mi aveva detto di fare altro. Ho risposto che Sadie mi aveva chiesto di portarle quei vestiti. E lui, sono già andati via. Susan Atkins, Patricia Krenwinkle, Tex Watson e la nuova arrivata Linda Kasabian si dirigono verso la casa che un tempo era del produttore Terry Melcher, in quel momento affittata al regista Roman Polanski e alla moglie, l'attrice Sharon Tate. Hanno tagliato i fili del telefono, scavalcato la recinzione, aperto una finestra, sono entrati e poi l'inferno. Entrando nella proprietà, l'ex bravo ragazzo, Tex Watson, avrebbe detto agli abitanti: «Io sono il diavolo e sono venuto a fare il mio lavoro». Le persone che conoscevo, con cui avevo dormito e che avevo amato, sono diventate crudeli, scellerate. Erano, direi, orribili. Innumerevoli pugnalate, mentre la gente supplicava di risparmiarle la vita. Le stesse persone con cui avevo fatto l'amore erano diventate criminali. Non erano più loro. Charles Manson non provava compassione né attaccamento emotivo per i suoi seguaci. Le vittime sono morte nel peggiore dei modi. Frykowski è stato colpito alla testa, molte volte. C'erano ferite profonde sul suo cranio. Questa è l'arma che Tex avrebbe usato per ucciderlo.
Patricia Krenwinkel ha inseguito Abigail Folger attraverso il prato. La povera Abigail urlava e correva per salvarsi. Non è un bel modo di morire. L'unico rimpianto di Patricia Krenwinkel è che il coltello era affondato fino all'osso e la mano le faceva male quando colpiva. Susan Atkins mi ha detto che Sharon la implorava. Voglio vivere. Voglio avere il mio bambino. E Susan le ha detto: non avrò pietà di te. Tu morirai. Poi si sono cambiati sulla collina. Si sono sbarazzati dei vestiti insanguinati e sono tornati al ranch. Hanno parlato con Manson e poi tutti a letto. Hanno dormito per tutto il mattino seguente. Nel pomeriggio sono andata nella roulotte di Johnny Schwartz. Me ne stavo rilassata a guardare la TV quando è arrivata Sadie e ha detto di cambiare canale per seguire il telegiornale. Mi ha detto di chiamare Tex e l'ho fatto. È arrivato alla roulotte con altre persone e ci siamo seduti tutti sul divano a guardare il telegiornale. La prima notizia è stata quella dell'omicidio della Tate. Ho saputo così della strage. Non avevo idea di essere seduta tra gli assassini. Qualcuno ha detto: hanno scelto la persona giusta, era la notizia principale. E ridevano, per loro era divertente. Ricordo che mentre guardavo la TV ero spaventata, terrorizzata e pensavo: per fortuna non vivo in quel mondo. Beh, invece ci vivevo e come. Quella notte, le persone che Barbara Hoyt considera i suoi amici vanno di nuovo a caccia. Nessuno era al sicuro quella notte nella contea. 8 agosto 1969. La cosiddetta famiglia Manson uccide l'attrice Sharon Tate e altre quattro persone in una terribile incursione domestica. Ma l'incubo non è ancora finito. Quando la seconda notte sono usciti alla ricerca di vittime in città, a Los Angeles, nessuno era al sicuro. Volevano uccidere il pastore di una chiesa e appenderlo alla croce, ma la chiesa era chiusa perché era notte. Infine, i prescelti sono il 44enne responsabile di un supermercato, Lino La Bianca, e la moglie di 38 anni, Rosemary. Manson girava in macchina con i suoi e ha scelto questa casa. Ha detto che la notte precedente alla villa dei Tate avevano combinato un disastro, perché due di loro erano quasi scappati e non erano stati efficienti. E non poteva succedere di nuovo. Quindi ha detto: aspettate qui, entro in casa. È entrato e li ha legati entrambi. Poi è uscito e ha detto: bene, ora entrate e uccideteli. E poi è andato via. I due coniugi erano stati legati come se fossero animali, maiali destinati al macello. È stata una strage brutale, violenta e terribile. Leslie Van Houten ha detto a Diane Lake che pugnalare la Bianca era stato divertente, le era piaciuto. Ecco il forchettone, usato da Patricia Krenwinkel per incidere guerra sull'addome di Lino La Bianca dopo la morte. Poi gliel'ha infilzato nel petto. Quando è stato ritrovato il corpo, era lì, incastrato. È stato un incubo. Un incubo. Tra le parole scritte col sangue delle vittime c'è anche Helter Skelter. Tex mi ha detto che sarebbero andati a un raduno hippie. Ero gelosa, mio padre non mi aveva mai permesso di andarci. Invece stavano uccidendo la Bianca. Sono ancora molto scossa.
Nel corso di due notti, i seguaci di Manson tolgono la vita, senza un chiaro motivo, a 7 vittime ignare. Anche dopo l'arresto e il processo, gran parte della famiglia gli rimane saldamente fedele. Hanno fatto le stesse identiche cose di Charlie. Se lui diceva qualcosa, loro emulavano. Charlie si era fatto una X sulla fronte e loro si sono presentati in tribunale con delle X sulla fronte. Lui si è inciso una svastica e la mattina dopo la svastica era lì. Soltanto pochi, compresa Barbara Hoyt, testimoniano contro l'uomo che avevano considerato divino. Ma che cosa ha portato così tante persone a compiere dei crimini così brutali? L'omicidio era nella loro natura? Manson e i suoi seguaci sono nati per uccidere? Non posso dire che Manson sia nato per uccidere la gente, ma credo che la sua crescita è stata così terribile che non metto in dubbio neanche per un minuto che non sia stata una vita bella e serena. Forse voleva rendere tutti infelici. È l'unica teoria che mi viene in mente. Credo che non pensasse all'omicidio quando ha formato la famiglia. È stato un processo evolutivo e a un certo punto pensava di poter far fare loro qualunque cosa ed era ostile verso la società. So che Charlie ha avuto un'infanzia orribile tra l'abbandono e gli abusi che ha subito. Non credo che attirasse ragazzi predisposti per uccidere. Odio l'idea che l'intero gruppo fosse costituito da assassini nati. Non credo che sia il caso. Se queste donne non avessero conosciuto Manson, avrebbero ucciso? No, non credo. Non ci sono indicazioni che sarebbe successo. Manson è un caso a parte. Non è chiaro ed è in discussione se abbia ucciso o no qualcuno, ma sicuramente ha le capacità per farlo. Ma Manson era in grado di farti uccidere una persona per lui. Preferiva che lo facessi tu, perché nella sua testa questo lo assolveva dalla responsabilità del crimine. Cercava sempre di raggirare il sistema e gli altri. Niente è per caso. Tutto è pianificato e lui aveva il controllo del gruppo. Quando ho parlato con Susan Atkins, ha detto che sono trascorsi 5 anni in carcere prima che Charlie uscisse dalla sua mente. Lui le controllava il cervello. Credevano che leggesse nel pensiero. Era un mix, un leader delirante, unito a droghe psichedeliche, un gruppo di giovani disadattati e un ambiente favorevole. Per me si tratta di una perdita graduale di sensibilità e di forte condizionamento. Durante la sua vita lui aveva rubato macchine, commesso furti e altri crimini più o meno gravi. E lui chiedeva a queste persone di fare le stesse cose. Tutti abbiamo la capacità di dire no. Bastava un no. Credo che Charlie sia diventato un mostro per via dei suoi traumi, ma ha fatto delle scelte. Non credo sia solo ambiente contro educazione. Tutti disponiamo del libero arbitrio e della responsabilità di determinare il nostro destino. L'unica differenza tra me e loro è che io avevo compassione per le vittime. A loro non importava nulla, loro sono stati momenti orribili. Oddio, ecco. Non ho mai superato quei giorni.